Però ha già annunciato che si ricandiderà a sindaco di Roma, cosa ne pensa? Ma io penso che se la Raggi ci può ricandidare, non so, fa male, perché non penso che ha fatto una buona amministrazione fino adesso. Penso che sia un fatto positivo, perché per quanto mi riguarda ha iniziato un percorso, è giusto che lo porti a termine, sicuramente 5 anni non bastano e serve un tempo più lungo. E sono soddisfatto di quello che ha fatto finora. Una pessima amministratrice, ma ha sbagliato tutto dall'inizio, proprio tutto. Se tu non sei capace di amministrare, non puoi. L'immobilismo non è amministrazione. Allora, o amministri, può sbagliare, può, per carità. Te può succedere che ti entra dentro il mafioso, per carità. Però hai amministrato. L'immobilismo, per non permettere a nessuno di entrare, eccetera, ma lo stadio della Roma, le Olimpiadi, cioè fermi tutti, sempre fermi tutti. E così non è un amministrare qualcosa, così è nascondersi dall'amministrazione di qualcosa. E allora non serve a niente. Non è all'altezza della situazione, insomma, un po' perché non ha grandi esperienze amministrative. Devi essere un amministratore che ha una grossa esperienza, come per esempio Veltroni, Rutelli, eccetera. E anche politica, un partito alle spalle, è una brava ragazza, di questo non posso dire. Ha trovato una Roma che comunque chi prende Roma comunque ha problemi, se ricandidasse vediamo i romani che decidono. Andasse subito che è meglio, prima che va via, mettesse subito la firma per fare o stadio da Roma, che porta sordi quello. Mi dispiace quando tutti gli danno addosso, perché giustamente è facile parlare, però come persona va benissimo, però come sindaco, come gestione della città non mi piace. Da subito non ha mantenuto le promesse, tipo riparare le buche di Roma, non l'ha riparate, stavamo con le buche e ce le ritroviamo tuttora, ma questa è una piccolezza. E secondo me, come ha detto la signora, non ha nulla da dire come donna, però come sindachessa non va bene secondo me. E proviamo a cambiare. Molto felice. Fino adesso non ha rubato nulla, quindi è l'unica, è la prima. È contenta che la Raggi si ricandidi? No, però se, ripeto, se la controparte fa parte del centrodestra, voto la Raggi e mi do un pizzico sullo stomaco e vado avanti.